Ciao a tutti dal Piero. Allora, situazione pandemia in Germania. Allora, a differenza dell'anno scorso, dove già di questi tempi avevano messo regole 2G, 3G, allora le 3G erano getestet genesen und geimpft, cioè testato, guarito e vaccinato. Era un bel casino l'anno scorso, hanno fatto un bel casino con 2G, 3G, 2G plus e via dicendo. Quest'anno per il momento siamo ancora liberi, nel senso che andiamo ancora abbastanza in giro senza mascherine, senza vaccini, senza obbligo di test per il momento. Per il momento stiamo aspettando l'autunno anche noi, perché anche qui si preavvisa un autunno di restrizioni. Ora vedremo, perché sinceramente, ma il mio parere personale, il governo Scholz non sta in nessun modo affrontando la situazione, non la sta affrontando come andrebbe affrontata, cioè ha una maggioranza completamente spaccata, quindi un governo che veramente sta facendo ridere l'intera Europa, quello di qua, ma questo è un altro discorso. Però la situazione per il momento siamo tutti liberi, a parte il fatto che sono appena andato dal medico per ritirare delle ricette mediche per le pastiglie per il cuore, e ancora negli ambienti sanitari siamo obbligati a portare la mascherina FFP2. Quindi bisogna avere sempre una FFP2 in macchina, vai dal medico, te la devi mettere, vai a fare un controllo da uno specialista, te la devi mettere, se vai in ospedale. In ospedale non è obbligatoria la FFP2, ti danno quella chirurgica. Insomma, negli ambienti sanitari sei obbligato a mascherarti, non sei obbligato a vaccinarti, non per il momento. Ora, non so quello che sta succedendo qui per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, che ritengo non faranno, perché già l'anno scorso c'era una maggioranza molto spaccata su questo. Però una cosa la posso dire: in Italia hanno hanno tolto lo scudo penale per i medici per la terza e la quarta dose. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima e seconda dose erano scudati, cioè qualsiasi cosa succedeva, qualsiasi evento avverso ci fosse, se ne sarebbero fregati, perché tanto erano coperti. Terza e quarta dose, non c'è più questo scudo penale in Italia. In Germania non so ancora, perché sto cercando di informarmi, ma non so ancora. Quello che vi posso dire è che la situazione qui è ancora molto blanda per il momento. Ci parlano di aumento di casi come in Italia, ci parlano di aumento di morti come in Italia, ma però io ritengo, scusate un attimo, ok, sono da brico, però ritengo che attualmente non sia realmente così. Io ritengo che non sia realmente così, ma questa è la mia opinione personale, non è niente di certo. Quello che vi dico: in Germania al momento siamo ancora molto liberi, abbiamo ancora molte possibilità di andare dappertutto senza vaccino, senza mascherina, senza test per il momento. Hanno messo i test a pagamento, quindi ogni test veloce costa 3 euro per il momento. Poi vedremo settembre-ottobre cosa verrà, perché Scholz già l'anno scorso ha fatto la guerra per poterli mettere a pagamento e non ce l'ha fatta, perché la Merkel aveva preimposto i test gratuiti. Ora quest'anno la Merkel non è più in mezzo alle palle, quindi bisognerà vedere e capire che cosa succederà. Probabilmente si preavvisa già un autunno di restrizioni anche qui, almeno è quello che ci aspettiamo anche qui. Ora saremo a vedere cosa verrà fuori. Io personalmente penso che una pandemia al terzo anno sia personalmente ridicola, ma di questo poi parleremo in un altro video, ok? Bacio e abbraccio da Piero, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi avete l'impressione che arriveranno nuove restrizioni in autunno anche in Italia.
ci sentiamo nel prossimo video. Ciao a tutti.